Sensazioni sono positive, ho visitato un po' la città, quindi adesso sono in cerca di sistemazione e ho parlato con vari ragazzi, quindi come dicevo prima le sensazioni sono positive, non vedo l'ora di cominciare e sono prontissimo. Sì, quando si raggiunge una certa età si dice esperienza, giustamente, no, a parte le battute, sì, sicuramente sono qua perché parlando col presidente c'è qualcosa di importante da fare, sono contento di essere partecipe di questo progetto, quindi tutti insieme sappiamo che non sarà facile, però le sfide dure sono quelle che più mi piacciono e che alla fine sono quelle che portano più soddisfazioni. Quindi. Ma allora, nasce 16-17 anni fa più o meno, ero negli allievi del Parma e l'allenatore della prima squadra era Prandelli e ogni tanto mi allenavo con loro e curiosamente quando doveva chiamarmi a fare allenamento con la prima squadra veniva al campo e diceva chiamatemi professore, quindi da lì è nato questo soprannome che me lo porto sin da quei tempi e ne sono felice. Campionati di Luca, Serie A Serie. sono imprevedibili e sono sempre duri per tutti, soprattutto per una neopromossa, ma lo sappiamo, quindi solo attraverso il lavoro, la voglia di fare e il mettere in campo tutto quello che si ha se ne può venire fuori. Quindi adesso entrerò in campo con i nuovi compagni e con l'allenatore, ci saranno cose da prendere, ci vorrà un po' di tempo. Il campionato di Serie A, come dicevo prima, è duro, però penso che questa squadra abbia le potenzialità per fare un buon campionato. Allora, sì, ho avuto modo di parlare con due o tre compagni, contro qualcuno ci ho giocato, da compagni penso di non aver avuto nessuno, però nel nostro mondo è così, quindi faremo presto a legare, spero, mi hanno detto che c'è un gruppo bello, un gruppo sano, quindi sarà ancora più facile. E quindi ripeto, non vedo l'ora di incominciare e già da oggi, da domani, di iniziare gli allenamenti con la squadra, col mister e come dicevi tu, di mettere a disposizione quali sono le mie qualità, la mia esperienza. Le condizioni non sono ottimali, naturalmente, uno si può allenare finché vuole, ma finché non entra in campo, fa gli allenamenti con la squadra, partite, così è sempre difficile prendere la forma. Quindi. Naturalmente non sono al 100%, mi sono allenato, però un conto è allenarsi da solo, un conto con la squadra, quindi mi servirà un po' di tempo per trovare la forma migliore e spero che con l'aiuto dello staff, della squadra, questo possa venire in tempi brevi.